Ragazzi, ve lo presento, ma giusto per un rocker pazzesco, Piero Pelù, ciao. Presente, ciao. Senti, la moda per un rocker ha un'importanza pazzesca, lo stile, no? Un frontman come deve apparire, deve curare il suo look. Ma esattamente come il suono di una chitarra o il suono di un disco, ecco. È molto importante la veste sonora e quindi anche la veste che uno indossa realmente in stoffa o in pelle addosso a sé. Senti, OXS ha un'anima rock, però un cuore tenero. E ovviamente la titolare ha detto proprio come Piero, proprio come il rock vero. È forte lei. Sì, mi piace OXS perché mi ricorda tra l'altro il nome di una band, non so se ve la ricordate, gli In Excess, negli anni 90, erano veramente forti. E hanno tanta creatività che è importante stimolarla, no? La creatività, sia quando appunto si realizza, sia quando anche si indossa, se vuoi. Quindi cose un po' più pazze, se vuoi, un po' meno classiche. Un po' più fuori di testa, rock dai. Il rock ragazzi, l'anima vera, diciamocelo. Senti, il Made in Italy va proposto, va fatto conoscere, va spinto nella moda come nella musica. Tu sei reduce da un'altra stagione pazzesca di The Voice, c'è Giacomo qui che però non può farsi vedere. Bilancio di questa stagione? Ma senti, il programma The Voice è andato molto bene quest'anno. Nel frattempo io ho pubblicato anche una raccolta mia con degli inediti che si chiama Identikit, poi ho fatto uscire un libro, una mia biografia, Identikit di un ribelle, che è andato molto bene anche quello, sta andando ancora bene, quindi è un periodo particolarmente intenso, ecco. Poi questo in attesa poi di fare il prossimo lavoro con Litfiba in studio. Che bello ragazzi, per tutti i fan. E senti, una battuta se ti va di dirla, sul fatto la vittoria di Suor Cristina era super attesa ormai, insomma era quasi scontata, diciamo, no? Per il clamore mediatico che ha suscitato, però in realtà l'inezio di Giacomo, cioè, è una bomba e sta scalando tutte le classifiche, è il più venduto, insomma una vittoria meritata. Grazie, sei l'unica che ha notato questa cosa, ti ringrazio. Ma noi siamo attenti. Bravi, bravi, siete molto attenti. Sì, siamo molto contenti di questa esperienza incrociata con Giacomo, cioè televisiva e poi di studio, di scrittura. E vedo che sta funzionando, il pezzo piace, si intitola Rimedio, scaricatelo da iTunes perché starete molto meglio dopo che avete utilizzato il rimedio. Senti, i prossimi progetti, hai detto, in studio con i Litfiba, sul palco quando ti rivediamo con una bella carica come c'hai te? Con calma. Farò alcune presentazioni del libro abbinate a concerto live quest'estate e poi ci sarà un'altra sorpresa di cui in questo momento non posso parlare, ma ben presto nel Facebook verrà annunciata. Ragazzi, seguiamo Piero su Facebook, ovviamente, seguiamo il rock. Fan Week, siete in ottime mani.